Il panda dell'imperatore. Perché il mondo rotondo rotola come una palla gialla, ecco qua. Tigre fiammante delle montagne. Ciao amico, ben arrivato, ma sei qui da molto? Scusami, ma stavo viaggiando in lungo e in largo per il mio globo fiabesco. Naturalmente attraverso l'immaginazione. E stavo ripassando i nomi degli animali che vivono nei vari regni di fiaba. Ah, ad esempio, guarda. Questo è l'unicorno azzurro. E poi c'è il grifone stellato. E poi ancora l'uccellino arcobaleno. Sai una cosa triste qual è? È che questi animali, purtroppo, sono a rischio di estinzione. Già, anche a Città Laggiù ci sono un sacco di animali che rischiano purtroppo di scomparire per sempre. Ad esempio, l'orso polare, che è minacciato dal caldo sempre più torrido, il quale rischia di sciogliere i ghiacci del polo. E poi la balena, uno dei mammiferi più grandi di Città Laggiù. Devi sapere che in alcuni paesi ancora alcuni danno caccia alla balena, quando in realtà questa caccia è vietata. E poi ancora la tartaruga marina, e ancora il delfino, e molti altri ancora. Folletto, accendimi presto! Eccomi, Radio Gufo. Allora, dimmi, che novità ci sono? C'è che l'imperatore del lontanissimo Oriente è in arrivo con tutto il suo seguito, e tu sei la solita testa di Foglietto. Brrr. Cipignoletta, me n'ero dimenticato! Appunto. Sì, devo preparare una festa insieme a Baliabea. Dai, forza, sbrigati! Anzi, sbrighiamoci! Voglio venire anch'io! D'accordo, ti porto con me. Che emozione! Ho sempre desiderato incontrare un imperatore! Beh, amico, noi ci vediamo più tardi al chiosco. Andiamo, Radio Gufo! Sì! Finalmente si mangia come si deve. Guarda qua, una bella frittatina con queste uova. Sì, allora, le mettiamo qui. Ecco, fatto. Ah, vediamo un po', sì. Allora, rosmarino. Sì, un po' di erbette aromatiche. Oh, un tocco lupino. E ci facciamo una bella frittatona con le uova fresche di nido. Eccole qua, sì, dove sono le uova? Sì. Ah, ciao fatalina, come va? Tu sei un ladro. Sì, modestamente. Un egoista. Grazie, qualche volta. Un pulcioso infingardo. Ecco il mio ritratto preferito, però adesso scusa, siccome devo farmi una frittata con le uova fresche di nido, lasciami stare che non le trovo più, Dove sono? Ma tu non ti rendi conto di quello che hai fatto? Queste sono le uova dell'uccellino arcobaleno, che è un uccellino in via d'estinzione. Ma cosa ti è saltato in mente? Se lo sapesse, principessa Odessa, ti punirebbe. L'uccellino arcobaleno è in via d'estinzione. E dei lupi! Allora, non ne parliamo? I fieri feroci lupi di fiaba! Qui, per esempio, al Fantabosco, quanti esemplari ne sono rimasti? Uno! Che tra l'altro sarei io, sono anche magro, Ma tu sei un predatore! Sei forte! Invece l'uccellino... Ma che cosa dici? Forte? Ma cosa dici? Che sono due giorni che non riesco a mettere niente sotto i denti! Stai zitto, va! Che non sai di che cosa stai parlando! Hai finito? No, grazie, vorrei le uova perché devo fare la frittata, Scordatelo! E se ti avvicini solo un pochettino, ti faccio scappare la pipì per un pignoletto intero. Oh, ma dico, in questo fantabosco c'è sempre qualche animale che si estingue più di me. E vabbè, ma così non si può più andare avanti. E non è vita questa, allora, Va bene qui? Sì. È tutto perfetto. Baliabea, i giardini reali sono fantapignosi ed è tutto merito tuo. E del mio amico a giusta guai, Folletto. Senza di te non avrei saputo cosa fare. Ma non è ancora finita. Baliabea, ma sei preoccupata o mi sbaglio? E santa polenta sì che lo sono. Principessa Odessa mi ha chiesto di occuparmi delle decorazioni. E fin qui tutto bene. No, non mi piace. Sì, quella sì.
però poi mi ha anche chiesto di occuparmi del cucciolo da compagnia dell'imperatore, perché il guardiano ha avuto la pessima idea di ammalarsi durante il viaggio di Influpigna. Ah, ma io questa volta no, mi dispiace Milo, mi ribellerò, no. Ma voglio Bea, hai sempre detto di amare tanto gli animali, che problema ci sarà ad accudire un piccolo usignolo o un canarino? Un usignolo? Un canarino? Un gattino? Un cagnetto. Insomma, Milo, ma io credevo che tu lo sapessi. Il cucciolo da compagnia dell'imperatore è un grossissimo e pelosissimo panda. Un panda? Ecco perché l'imperatore ci tiene così tanto. I panda sono animali molto rari e a città laggiù sono in via d'estinzione. Sì. Ho sentito dire che l'imperatore lo coccola e lo vezzeggia come se fosse un principino. Pensa che si occupa lui stesso di scegliere i cibi più prelibati per lui. E ha fatto persino arrivare qui quella cuccia perché lui possa riposare dopo aver banchettato. Cibi prelibati? Banchetto? Mamma lupa! Ci piace? No. Togliamolo, va? Sì. E comunque, Valia Bea, io ti capisco e ti aiuterò. Al chiosco, un libro che parla proprio dei panda. Leggerò tutto sulle loro abitudini. Se mi aiuterai, allora lo farò. Del resto, non sarebbe da me abbandonare un povero cucciolo che ha bisogno di cure. Adesso devo rientrare alla reggia. Ci vediamo dopo. D'accordo. Ciao, Valia Bea. Un panda. C'è qualcuno qui? C'è nessuno? Wow. Sì, un panda trattato come un imperatore, mentre io invece lupo Lucio, fiero però c'è lupo di fiamma, costretta a morire di fame e a estinguermi! Sì. To la sua cuccia. Carina, sì, carina. Forse mi servono un paio di cosucce per un'idea veramente lupina. Sì, lupo Lucio, zampa in spalla, via! Notizie fresche sul viaggio dell'imperatore. Brrr. Il corteo sta passando attraverso Contea vicina e tra poco varcherà i confini del regno. Perfetto, le bibite sono quasi tutte pronte. Bravo Folletto, ci risentiamo tra qualche pignuto. Milo, sono un lupo congelato. Io questa notte cercavo di dormire, ma c'era il vento gelone che soffiava, spazzava. Povero lupo Lucio, ti verso subito un buon bicchiere di tiramisù. Buon bicchiere, ancora da vedere. Comunque non sono venuto qui per le tue bibite. Voglio una coperta. Ah, sì, giusto, e te la prendo subito. Sì. No, perché mi sembra che tu abbia una coperta bianca e nera. Quella pelosa? Sì, bravo, proprio quella, E tu, eh? Oramai ti ha versato, io ti bevo. Come sempre, fa proprio schifo. Oste! La tua bevazza mi è andata di traverso! Sei sempre il solito buffone. Vabbè, sì. Oh, io adesso vado a rifugio a dormire, eh. Mi raccomando, non disturbatemi, perché il lupo è in vacanza, sì. Dove vai? Vai a far danni? Vai a far danni, vado dove voglio, non te lo devo mica dire a te, Fatina, eh. Se dai ancora noia ad animali indifesi, io ti trasformo in uno scarafaggio. Meglio scarafaggio che dare retta a una fata impicciona. Ecco la mia fata preferita. Milo, mi dai un bicchiere di spumosa? Certo, te la verso subito. Ma lo sai che l'imperatore ha un animale, anzi un animalone da compagnia? Sì, sì, certo che lo so. È un panda. Oh, grandi cascate, un panda? Un panda? Sì. Sì. Ah, sì, scusa, sì, è un panda, sì, lo so perché Maria Bea mi ha detto che deve stare tutto il giorno con lui. E infatti è anche un po' preoccupata. Non ci credo, qua non ne abbiamo mai visti. Però io ho un libro che parla proprio dei panda, lo prendo subito. Ecco, animali in via d'estinzione. Mamma lupa, che corsa! Bene, non c'è nessuno. E adesso all'opera, sì. Ecco, entriamo dentro. Sì, è un po' piccolina, Però, per il cibo... Si fa questo ed altro. Sta arrivando qualcuno, presto. D'accordo, cuoco Zibibbo. Grazie.
l'Assemblea Imperiale non si vede ancora. E che russa. Oh, Santa Polenta, la cuccia è già occupata. Vuoi vedere che... Calma, Bagliabea, calma. In fin dei conti si tratta solamente di un grosso orso peloso. Pelo morbido, bianco e nero, mi sa che è proprio lui. Oh, si è mosso. Ah, ma perché? Sono andata a stuzzicarlo, riposava così bene. Buongiorno, cuccioletto. Io mi chiamo Bagliabea e per qualche giorno mi occuperò di te. Ti vezzeggerò, ti coccolerò. E mi darai anche da mangiare. Oh, che emozione! Ma allora tu parli? Sia io... Nonno Procione, certo che parlo. Sono il panda dell'imperatore, mica un orso qualsiasi, eh. È giusto, giusto, è naturale. E com'è andato il viaggio? Malissimo, lunghissimo, sono stanchissimo e ho famissima, oh. Oh, poverino. Senti, tieni questo come aperitivo. Fame, fa... E questo che cos'è, eh? È il sedano dell'orto della reggia, ma forse tu preferisci una carota, ma, oppure dei peperoni, dell'insalata. Ma non c'è qualche cos'altro da poter mettere sotto le zanne, eh? Tipo un pollastro, un salame. Oh, santa minestrina, questa bestiaccia è irrascibile. Devo chiedere aiuto a cuoco Zibibo, ma mi ha detto di non disturbarlo per un po'. Oh, fame! Tu mi devi coccolare o te ne sei dimenticata? Guarda che glielo dico all'imperatore, eh! Chiederò aiuto a Milo. Avanti, Bagliabea, chi non l'illera non l'allera. Pazienza, lupo Lucio, pazienza. Che fame. Magari, Bagliabea torna con qualche cosa di buono, da mangiare, ecco, vediamo un po'. L'insalata. Il panda vive nelle foreste dell'impero. A città laggiù è anche l'animale simbolo di una famosa associazione che protegge gli animali. Ma dice qualcosa su quello che mangiano? Al contrario degli altri orsi, si nutre quasi esclusivamente di foglie e steli di bambù. Le foreste di bambù sono tagliate dall'uomo per far spazio alla città. I panda non trovano più il loro cibo, per questo stanno sparendo. Foglie di bambù? Sì. Ma quindi è vegetariano? A volte mangia qualche lucertola, ma non è certo il suo cibo preferito. Accipigna! E dove le possiamo trovare delle foglie di bambù qua al Fantabosco? Io ne ho viste in un'insenatura di fiume fiorito, me le posso procurare? Sì. Ah, amici miei, sono nei guai! Il panda dell'imperatore è già nella sua casetta. Di già! Accipigna, che velocità! Deve essere arrivato correndo. Dice che è affamatissimo e che vuole salsicce, salami, altrimenti si lamenterà col suo imperatore. È viziatissimo. Se fosse il mio animaletto da compagnia, cuciti, bocca mia. Ma vuole salsicce? E salami? Sì, perché mi guardate in questa maniera? Cosa ho detto? È perché il panda non mangia né salsicce né salami, è praticamente vegetariano. Cosa state dicendo? Siete sicuri? Bolletto! Per tutte le valvole, presto accendimi che devo cuffare notizie da Fitta Foresta. Ti accendo. Il corteo imperiale si è fermato in una radura. L'imperatore vuole bere il tè. Le regali carrozze giungeranno al castello verso il tramonto. Oh, detto tutto! Per ora. E mi spengo. Amiche, io ho un pignosissimo sospetto. Pensi anche tu quello che sto pensando io? Il panda non è un vero panda. Per tutti i dolci caramellati, non mi vorrete mica dire che... È il solito imbroglione che perde il pelo, ma non il vizio. Io ho un'idea folletta. Sì, lo facciamo uscire allo scoperto. Però avremo bisogno di un vestito e un cappello orientale. E tu, Fatalina, potresti raccogliere qualche foglia di bambù? Corro subito, ci vediamo alla reggia. Ma il bambù a cosa serve? Bagliabea, te lo spiego lungo la strada. Tu intanto prendi Radio Gufo. Io prendo questi vestiti e questo cappello da orientale. E adesso
Raggiungiamo Fatalina. Vuoto! E qua? E qua è vuoto, 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 tutto vuoto. Magari nelle ceste, no? Soltanto delle lanterne. Eppure io sapevo che nei regni d'Oriente si mangia bene, sì. Le quagliette ripiene e poi le anatre laccate. Ma che cosa fa, eh? Cuoco Zibibbo, dorme? Sento qualcosa, sì, sta arrivando qualcuno, presto! A prepararsi che si pappa, sarà Magliabea, sì. Vostra pelosità, è con soddisfazione che ti annuncio che è arrivato il tuo guardiano. Ma come? Non era malato? Oh sì, ma l'ognomo dottore l'ha guarito in un battibaleno, gli ha fatto un punturone. Eccolo qua. Mio caro principino panda. Come sono contento, eh? Adesso non devi più preoccuparti di niente. Penserò io a te. Sì, sono proprio a posto, eh. Hai fame? Sì, tanta, tanta fame. Ecco qua il tuo cibo preferito. Non sento nessun profumo, speriamo che abbia un buon gusto, sì, ecco. Ma questa erba è schifo, io voglio qualcosa di meglio da mettere sotto le zanne, una bella bistecca. No, bistecca, potrebbe andarti per traverso. Guarda che lo so io cos'è che mi va per traverso. Io sono un orso e tutti gli orsi sono carnivori, lo sanno anche le pietre. Sì, tutti carnivori, tutti tranne te. Orso reale, tu mangi solo bambù fresco. Bambù fresco, questa roba qui. Senti, non è il momento di fare delle battute. Io voglio mangiare qualche cosa, come una bella bistecca. Se non me lo dai, glielo dico all'imperatore, ecco. Io ho l'ordine di servirti solo bambù fresco. E adesso mangia, altrimenti l'imperatore poi si preoccupa. Che sfortunato, l'imperatore si preoccupa, ma dico io, l'unico orso vegetariano. Oh, ma dico, sono proprio iellato, Lupo Lucio? Lupo Lucio, avete finito di divertirvi alle mie spalle? E tu, Nino? Vergognati, prenderti gioco di me, di un lupo che rischia l'estinzione. Lupo Lucio, era soltanto uno scherzo. Ah sì, solo uno scherzo, eh? Sono due giorni che non metto niente sotto le zanne. Sai che scherzo, begli amici che siete. Amici? No, ex amici. Sì. E non fare la vittima, che non ci crede nessuno. Su, coraggio, stai su. Lupo Lucio, non volevamo farti arrabbiare. Certo che anche tu. Attenzione, notizia straordinaria. L'imperatore ha saputo che al Fantabosco vive un rarissimo esemplare di lupo di fiaba e vuole assolutamente conoscerlo. Pur di farlo restare al ricevimento, chiederà al cuoco di corte di preparare cibarie apposite per lui. Imperatore! Mi vuole al banchetto! Ma l'imperatore non è un imperatore, è una persona intelligente, sensibile, sì. Ho deciso, siccome so che nei regni di fiaba d'Oriente si mangia benissimo, io mi trasferisco là e diventerò il suo animaletto di compagnia, sì. Guarda che in Oriente si mangia soprattutto riso. Riso? Vabbè, ho deciso, resto qua. Scusa, ma l'imperatore non ha detto che posso ordinare quello che voglio? Sì. Ha detto proprio così. Ha detto proprio così. Milo, grazie, Magliabea, siediti e prendi appunti, eh? Sì, grazie. Allora, guarda, vorrei tacchinelle flambè, facciamo pingue e non se ne parli più, poi formaggi della Valle degli Ignoni. Milo, io corro poi dall'imperatore, ci vediamo dopo. Accidentoletta, hai visto? Lupo Lucio è il solito. Oggi si è travestito da panda pur di mettersi qualcosa sotto i denti. Già, e sai una cosa? Anche se Lupo Lucio è un lupo truffaldino e ladruncolo,
Beh, noi lo proteggiamo e lo proteggeremo per sempre, per due motivi. Uno, perché è un animale in via d'estinzione, e due, perché è un incorreggibile, carissimo e insostituibile amico. Già, adesso ci salutiamo, ma tu torna a trovarmi, mi trovi sempre qui a Fantabosco. Ciao, a presto. Oh, una bella frittatona con pinguanta uova, sì, ah, salami al pepe. Sì, però adesso basta. Adesso basta, ma quale basta? Questo era solo l'antipasto, adesso passiamo ai primi. Allora, maialino arrosto, facciamo pingue, va, che è sempre meglio. Poi, maialini in crosta.